La UIB è tornata, il suo pubblico pure. Primo giorno di scuola e di lavoro per le farfalle, che riprendono possesso della eWork Arena 4 mesi dopo un finale di stagione da incorniciare nell'anno più difficile della storia. È però un'emozione diversa, quasi tutta nuova, perché vedere le tribune piene di 200 tifosi come non succedeva da un anno e mezzo ha dato immediatamente normalità e voglia di ritrovarci tutti, senza troppi pensieri, per la prima di campionato. Chi non dimenticherà questo giorno è sicuramente coach Marco Musso, per la prima volta al via, da primo allenatore in carriera e in Serie A1. Primo giorno di scuola, come ho detto di là in spogliatoio, quindi per me lo è realmente. Mi sento carico, come giusto che sia. Mi sento emozionato, perché quando si arriva, credo, a guidare una squadra come questa, in un club come questo, è giusto essere emozionati, è giusto essere coinvolti dal punto di vista delle emozioni, oltre che dal punto di vista pallavolistico. Vediamo di essere all'altezza, come ho detto precedentemente, probabilmente qui l'unica scommessa grossa sono io, e come tale mi sento, ho voglia di vincerla io personalmente, ho voglia di farla vincere a chi ha scommesso su di me. Ogni ragazza che è qui, che è rimasta o che è arrivata nuova, è una prima scelta, è una scelta ponderata soprattutto sul fatto che bisogna confermare quanto più possibile, se non provare ovviamente a migliorarsi, perché siamo qui per questo. Rosa al lavoro quasi al gran completo, con le sole assenti di Polter, Gray e Ungureanu, ma gli occhi sono tutti puntati su Lucia Bosetti, grande avversaria di un tempo, oggi punta di diamante della nuova UIBA. L'avresti mai pensato di indossare un giorno questa maglia, tu che sei stata una grandissima avversaria di questa squadra? Diciamo che nella pallavolo non si può mai sapere quello che ti aspetta nel futuro, e mi è capitato più volte di trovarmi a giocare in squadre o comunque con giocatrici che non avrei mai pensato di ritrovare di nuovo a fianco a me, e quindi è una situazione un po' strana e nuova per me, però non l'avevo mai escluso in passato. Quando si inizia un nuovo anno è sempre emozionante, in più quando dopo 4 anni si cambia squadra per me è ancora più, diciamo, pieno di emozioni e di nuovi sentimenti. Sono contenta perché quest'anno sicuramente il campionato sarà equilibrato, abbiamo visto tante squadre che si sono rinforzate e tante squadre che hanno mantenuto più o meno una struttura di una squadra che l'anno scorso si era dimostrata solida, quindi sicuramente sarà un campionato complicato, difficile, lungo, e vedremo alla fine quello che sarà. Io spero di mettere in campo la mia esperienza e di poter tornare a divertirmi giocando.